Menzione speciale del premio Zimei come moschettiere del lavoro è stata dedicata a Monsignor Giovanni d'Ercole. A lui è assegnato il premio alla carriera. Nel 2009 Papa Benedetto XVI lo nominò vescovo ausiliare dell'Aquila. Nell'aprile 2014 Papa Francesco lo nomina vescovo di Ascoli Piceno. Giunto alle cronache travolto dalle accuse sulla ricostruzione dell'Aquila, dove i giornali titolavano premeva per mettere le mani sulla ricostruzione, oggi risponde così ai media. Ma io mi sento di dire che la città dell'Aquila è una città che merita tanto rispetto, la gente merita tanto affetto, perché bisogna rendersi conto che quando si soffre spesso si possono avere delle reazioni scomposte. Io ho vissuto 4 anni e mezzo all'Aquila, ho dato la mia vita all'Aquila, sono stato capito da tantissimi, attaccato da altri, ma questo fa parte della vita. In fondo c'è un bellissimo proverbio che dice così: se tu non sei disposto all'ingratitudine, non farlo il bene. Che parole si possono rivolgere a persone che sfruttano la sofferenza di altri per guadagnarci, per quello che è successo sulla ricostruzione? Ma intanto io sono dell'idea che bisogna essere sempre molto prudenti, perché all'Aquila ho visto tante persone accusate, sbattute sul giornale come dei mostri e poi alla fine sono risultati innocenti, totalmente innocenti. Tra queste ci puoi mettere anche chi sta parlando in questo momento, però intanto distrutti dall'immagine. Allora io direi che ci vuole molta prudenza e farei un appello alla stampa, un più grande rispetto delle persone. Se poi si appura, come è compito della magistratura, che qualcuno è disonesto, là bisogna avere il coraggio di stigmatizzare con forza, ma guai a fare di ogni erba un fascio.